Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80 e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, siamo, se non sbaglio, già al terzo appuntamento con me, Tony Cioripugliani. Io sono Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di Tikmill. Il venerdì vi faccio una brevissima presentazione del broker che rappresento, che è Tikmill, che ha una velocità di esecuzione con una media di 0,1 secondo garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, regolamentazione FCA UK con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. Broker non dealing desk, quindi significa che tutte le operazioni che voi inviate in piattaforma dalla MT4 vengono inviate ai liquidity provider, non ci sono requote, non ci sono limitazioni sulle strategie, potete utilizzare qualsiasi strategia riteniate opportuna come scalping, arbitraggio e quant'altro. Non ci sono costi su depositi e prelievi e ovviamente le nostre commissioni e gli spread sono tra le più basse del mercato. Questa è un po' la panoramica dei server che garantisce l'infrastruttura di Tikmill, quindi la velocità di esecuzione, che con quelli importanti nel Nord Virginia, Londra e Tokyo, e poi ci sono i vari di backup. Potete sempre confrontare su siti esterni se quello che vi ho detto corrisponde al vero, ovvero gli spread e le commissioni se siano tra le più basse. Potete verificarlo anche in tempo reale su MyFXBook, che è un sito esterno dove vengono confrontate tutti i vari broker, e noterete che molto spesso Tikmill ha le condizioni migliori. Infatti siamo stati premiati come miglior broker per esecuzione degli ordini sia nel 2018 che da poco nel 2019 siamo stati premiati come miglior broker sulla piattaforma MT4 sia per condizioni di trading che per la qualità delle esecuzioni. Allora, io ho finito con la presentazione del broker, nel frattempo sono entrate già più persone rispetto a prima. Questo ci fa molto piacere. Tony, che settimana abbiamo un po' trascorso? Com'è andata? Bene, buon venerdì pomeriggio, buon inizio fine settimana, perché ormai fine settimana si sente già queste ultime ore di borsa, purtroppo la tristezza del fine settimana dove i mercati ci lasceranno e dove avremo più tempo magari per guardare qualche grafico o leggere qualche notizia, perché ovviamente in borsa non ci si stanca mai. E questo è quanto. Buon venerdì pomeriggio, la settimana che c'è stata, una settimana ancora volatile, non come quella precedente che ha avuto un connotato molto negativo. La scorsa settimana eravamo qui a quest'ora e ho parlato di borse mediamente sotto il 5%. Quest'anno, questa settimana ci sono stati proprio la tipica volatilità, con notizie che secondo me del tutto pretestuose, perché il mercato è furbo, ormai si sta abituando, di tweet contro tweet di Trump, dichiarazioni come quella dell'altro ieri che i dazi europei relativamente alle automobili saranno rinviati di 6 mesi, che ha fatto fare 240 punti di seguito mercoledì a quest'ora circa, un'ora prima, al DAX, ha riportato su in alto l'Italia. E poi però poi c'è la vicenda di Huawei, c'è la vicenda dei dazi che a seconda dell'umor oppure di quello che succede, insomma, bene o male, vengono usati come pretesti per salire e scendere. È una settimana però per me importantissima. Intanto, ecco, vi dico subito che alle 4 c'è stato un dato, il solito tre dati americani, è importante saperli questi dati per quanto
poi vi do un trucco per chi ascolta. Il dato era il cosiddetto super indice o leading economic index, che è stato migliore delle aspettative, più 0,2 contro lo 0 che è atteso. Poi abbiamo la famosa sentiment, le aspettative del Michigan, il sentiment dei consumatori, anche qui molto buono, 102,40 contro 96, 96 contro 87,7, per cui tutti e due i dati sul Michigan, che tradizionalmente sono dati molto ma molto importanti, che una volta, quando si operava un pochino più senza stock QE, erano veramente indicatori e davano veramente l'indirizzo alla borsa. Adesso invece era questo che vi volevo spiegare. Oggi i dati possono essere sfruttati perché non contano niente, nel senso che, pur contando nel livello economico, con il contesto attuale, dove quello che è il market mover sono i dazi, il Twitter di Trump, gli eventuali QE, politiche economiche e politiche monetarie delle banche centrali, i dati hanno assunto un'importanza decisamente modesta, almeno che non siano clamorosi. Insomma, è chiaro che se un dato sulla Cina dovesse segnare domani una recessione, sto facendo un'iperbole per farvi capire, ma anziché un 6,2 abbiamo più 2, evidentemente questo dato conta, ma in generale questi dati contano per essere sfruttati in senso inverso, per cui questa è una tecnica di scalping, visto che siamo qui anche a parare, molto molto buona. Anche in questo momento si poteva fare tranquillamente. Io ho fatto qualche cosa su guizzo del Michigan, ma uno tende a shortare per riprendere al primo ripiegamento, ma parliamo di 4-5 punti di Nasdaq, 4-5 punti di 6-7 punti di DAX o 20-20 punti di FIBA al massimo. È una misura rapida perché c'è sempre una sparata sul dato, quasi tutti sono molto buoni, un ripiegamento e poi il mercato riprende la sua corsa un po' dove doveva riprendere. Ecco, questa allora la settimana è stata volatile, di fatto ha lasciato la sensazione a tutti gli operatori che un po' di incertezza, io direi molta incertezza, nel senso che non si è sicuri se il trend in questo momento, visto la settimana precedente, sia di nuovo rialzista o sia ribassista, se si prosegue lo storno della prima settimana di maggio, o effettivamente ci sono già i presupposti per iniziare con nuove iniziative. Per quello che mi riguarda, io sono ancora dell'idea che quando c'è una grossa volatilità, indipendentemente dalle grandissime sparate rialziste che abbiamo viste, ma non vengono confermate. Pensiamo solo alla figura che ha fatto ieri il Nasdaq a 100, che secondo me per l'America è ancora più indicativo dello Standard & Poor's. Un Nasdaq 100 che ieri sera, verso le 7 di sera, arriva addirittura a 7,641 e oggi ripiega ai limiti del 7,5. Poi, come quasi sempre succede, c'è una regola strana tra gli americani: quando c'è il rosso, nel senso che nelle orari di contrattazione europee il Nasdaq era pesantissimo perché perdeva oltre l'1%, un attimo prima del gong di partenza eravamo intorno al minimo, per cui 7.510 punti. Spesso la prima mezz'ora di contrattazione, il primo quarto d'ora è inverso, cioè gli americani hanno più personalità e dicono: europei, ci avete buttato giù 40 punti? Beh, questi li recuperiamo subito. E così è successo anche oggi. Stesso discorso, spesso, spesso succede anche quando c'è il verdone. Vedi, un Nasdaq più 30, più 25, più 20 punti, e quasi immediatamente tendono a portarsi sullo zero per poi fare il gioco un po' come gli pare. Queste sono le prime indicazioni. Adesso abbiamo chiuso pertanto questa settimana dove tutti i parametri sono incerti. Abbiamo visto un bel pullback, credo che si dica, non sono bravo con i termini tecnici, dell'oro, cioè nel senso che l'oro che sembrava volere attaccarsi, ve lo ricordate, a fine settimana fece un guizzo, questo lunedì è arrivato fino a 1300, da 1283, invece tutto sommato annulla quel guizzo di lunedì.
adesso lo andiamo a guardare, addirittura sta stornando sotto il prezzo di partenza di lunedì, 2-3 dollari, siamo addirittura sotto i 1280. Questo probabilmente oggi lo dobbiamo essenzialmente al fatto che il dollaro è fortissimo. Un'altra indicazione che secondo me è importante dare, proprio perché ci tengo che noi abbiamo gli elementi per proseguire oggi la giornata o per iniziare a pensare alla prossima, è questa debolezza di oro. Notiamo questa debolezza di oro, che in genere vorrebbe dire, ormai sono tutte saltate le correlazioni, io devo parlare e dico le mie idee, però teoricamente vorrebbe dire di nuovo riscon, ma al tempo stesso un altro bene rifugio per eccellenza finanziaria, specialmente per noi europei, un bund sostenutissimo. Oggi siamo di nuovo sopra 167 punti, rendimenti vicino alla 0,10, addirittura oggi abbiamo fatto una sparata 167,41, che credo, anzi direi, sono sicuro, è il nuovo record assoluto per non solo questo contratto, ma a livello di rendimenti negativi del Bund, perché è un qualche cosa clamoroso, e abbiamo questa controversia, questi due beni rifugio, uno che riflette a 1278, l'oro, e un altro invece che è di nuovo ai livelli massimi assoluti con i rendimenti conseguentemente negativi. Allora, a me che mi piace studiare le intercorrelazioni, mi viene il sospetto, che chi mi segue ha già ascoltato in altre occasioni, che la prossima settimana, e qualche cosa già si è visto adesso, partono le politiche europee. E perché lo dico? Perché dal momento in cui abbiamo un oro che se ne va. Un oro che non viene più, che viene venduto. Chiaro, anche la forza del dollaro può incidere, perché noi sappiamo che l'oro quotato in dollari, evidentemente, se si apprezza la sua valuta, necessariamente i detentori non di dollari sono costretto a pagare di più, perché se io ho gli euro e mi sale il dollaro, e quindi il dollaro fisiologicamente, per la legge della domanda e dell'offerta, e per il fatto che costa di più per chi detiene euro o yen o quello che volete voi, un po' scende. Però questo Bund che tira come un assassino, questo Bund che tira come un assassino, mi dà l'impressione che si stia preparando la prossima settimana. Bund che tira vuol dire che c'è paura delle politiche europee. Perché? Perché il Bund è veramente la riserva di liquidità, un porto di liquidità importantissimo per chi vede dei rischi e, ad esempio, dei risultati con vittorie sovraniste, particolari in Francia, in Italia e in altri stati dell'est Europa, potrebbe dar via velocemente a una debolezza dell'euro e del sistema europeo, eccetera. E questo evidentemente porterebbe i flussi finanziari alla ricerca di quelle obbligazioni, bund, obbligazioni olandesi, obbligazioni di stati da tripla A, diciamo, che sostanzialmente non so, ecco che intanto ne è seguito, che sostanzialmente non sono rappresentativi di rischi, perché quindi è quello che un po' dico, se noi vediamo il nostro BTP, quello che voglio dire, che se noi vediamo il nostro BTP, che è uno spread, che siamo intorno ai 270, qualche cosa di più credo adesso, e vediamo che tira, vuol dire che i flussi finanziari cominciano a volere proprio il massimo della sicurezza come il Bund, perché qualsiasi cosa che decida, qualsiasi cosa che succeda, con le elezioni che avverranno appunto tra 5 giorni esatti operativi, da lì, qualsiasi cosa che succeda, il Bund dice: è targato Germania, qualsiasi cosa succeda, io la garanzia ce l'ho dal governo tedesco, e nel caso succeda qualche casino, io la conversione, la ridenominazione del debito non ce l'ho marchio Italia, non ce l'ho marchio Francia, ma ce l'ho
marchio Germania, per cui eventualmente avrei, da qui ai prossimi 10 anni, visto che il boom dura 10 anni, avrei marchio tedesco. E questo, che apprezza, sta apprezzando tantissimo in questo momento il Bund, e lascia riflettere. Detto questo, fatto questo ragionamento, i consigli operativi, chiaramente linea di massima, sono non shortiamo il Bund, non shortiamo il Bund, perché anche se sui record storici c'è un motivo, e stiamo attenti, specialmente verso giovedì o venerdì. Ma già da adesso, già da oggi, perché quando fa questi scattini, stiamo attenti che il Bund verrà comprato e sta per essere comprato da quelli che hanno paura di risultati strani. Evidentemente io non lo dico perché tanto le idee che ho io le dico e sono sfrontato, come voi sapete, se ho un'idea ve la dico, ma io non ho idea come finiranno queste elezioni politiche, anche che se domineranno la scena la prossima settimana. Ma ho un'idea che se dovesse la forza sovranista prevalere in maniera clamorosa, il Bund può anche fare due figure lunedì mattina, può andare a rendimenti 0,40 meno addirittura. Chiaro, dovrebbero esserci dei risultati clamorosi. Ma d'altra parte, se invece, come molti ipotizzano, non ci fosse bloccata questo tipo di avanzata, ad esempio. Il partito francese En Marche di Macron dovesse vincere, facile è avere dei risultati piuttosto moderati. In Spagna sappiamo già che Sanchez è molto europeo, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente il Bund, da questa situazione di piedistallo spaventosa, potrebbe perdere addirittura fino a una figura e mezza, due figure così. Evidentemente. Questo è un rischio che uno si deve prendere se è incosciente o se ha delle idee chiare nella misura in cui lui lo ritiene opportuno. Siamo grandi vaccinati, è quello che potrà succedere, nessuno lo sa. Ecco, questo io credo per adesso sia il cappello di quello che è successo e l'orientamento. Poi parliamo anche di quello che volete, l'orientamento per la prossima settimana. Per cui attenzione alle obbligazioni, guardiamo i movimenti del Bund. Quando il Bund si apprezza, non vuol dire che le borse scendano, come succedeva qualche anno fa, ma vuol dire semplicemente che i flussi di liquidità vanno in protezione. Questo ovviamente non è mai sintomo di una borsa che ti può fare dei rally incredibili, almeno finché il Bund tira così tanto, però è un indizio e quindi questo è un po' quello che io credo. Mentre parlo vedo una volatilità spaventosa perché il DAX l'abbiamo lasciato. Infatti, Sul no, DAX dimmi, dimmi. No, scusa se ti interrompo, ma no, io ho finito, avevo è sempre finito. un piacere ascoltarti. Io non oso interromperti, quindi hai fatto un'ottima panoramica. Su euro-dollaro attualmente, infatti, vediamo che comunque c'è abbastanza volatilità al momento e sta per andare a colpire il doppio minimo sull'H1 in area 1.1158. Mi collego un attimo su quello che dicevi delle elezioni europee perché volevo porre all'attenzione un'analisi su euro-dollaro molto interessante a mio avviso. Allora, Tony ovviamente parlava delle elezioni europee che, come sappiamo, nei sondaggi attualmente sembrano essere a favore diciamo dei partiti sovranisti. Su euro-dollaro segnalo che c'è un gap da chiudere in area 1.0790, gap che è stato lasciato aperto proprio sulle elezioni francesi, appunto quando vinse Macron e la spuntò sulle penne. Questo è una cosa molto interessante perché quando vinse Macron, euro-dollaro ovviamente poi ebbe un inizio di trend assolutamente importante, anche di oltre 10 figure. Quindi quel gap statisticamente vengono chiusi, ci sono degli studi molto importanti che appunto affermano questa statistica, quindi su euro-dollaro ci sono diverse indicazioni su un'idea ribassista. Ci sono i grossi speculatori che sono short, che abbiamo visto su Cot Report, e appunto questo clima europeo a favore del fronte sovranista potrebbe andare poi a chiudere quel gap. Non so, Tony, tu come vedi questo possibile scenario, se sei d'accordo.
hai centrato, io baso queste cose che io dico, le baso sull'esperienza, non è che le vado a immaginare o sono scritte sui libri, non ve le scriverà mai nessuno perché ci vuole una persona che è lì che guarda sul monitor, un deficiente come me che sta sempre sul monitor e non ha neanche tempo di scriverle queste cose se non con quei video che chi mi segue li vado, li vede, eccetera. Però esattamente quello di cui hai parlato te è importantissimo, ovvero il famoso gap Macron. Cosa è successo? Vado a memoria, ma credo il 27 di aprile o il 28 di aprile, qualcosa, insomma, a fine aprile del 2017 ci fu il ballo, dapprima le elezioni, dove addirittura era leggermente favorita la Le Pen per andare al ballottaggio prima di Macron, e poi erano in quattro i contendenti: uno era Macron, uno era la Le Pen, uno era Mélenchon e un altro era, adesso non me lo ricordo, era quell'altro del socialista, adesso un anziano socialista. Quei quattro lì, favoritissima, abbastanza favorita era la Le Pen. Il giorno prima al primo turno, ecco, il primo turno non mi veniva in mente, Macron vinse abbastanza nettamente sulla Le Pen, molto nettamente. Quindi il lunedì mattina ci fu il famoso gap Macron, che non solo è stato su euro-dollaro e l'ha identificato molto bene te, me lo puoi ripetere? 1,7 Allora, è 1,0790. 1,790. E non è mai stato più ritoccato, ma è stato per un anno e mezzo anche forte per l'Italia, ce lo ricorderemo, e me lo ricordo io, era 19,991, mi sembra qualcosa di genere di indice, non di FIB, era 19,9 qualche cosa, che è stato poi colmato, chiuso quest'autunno, autunno, scusate, autunno 2018. Quindi è rimasto, e poi stesso discorso ci fu il gap anche sul CAC 40 e sul DAX. E perché il fatto che la minaccia, perché voglio starci molto su questo, perché la minaccia, noi non siamo, io non mi interessa fare la politica, chi mi conosce lo sa, io sono solo un tecnico di mercato. Quindi, se dico va su o giù, lo faccio solo in riferimento ai mercati, poi ognuno la pensi come gli pare, viva tutti. Dal punto di vista dei mercati, il fatto che la Le Pen e quindi l'anti-Europa si avesse perso è stato importantissimo, tant'è vero che in Italia ci abbiamo messo quasi 2 anni a chiudere il gap, l'euro-dollaro ancora lo deve vedere e altri indici come CAC 40 eccetera l'hanno chiusi dopo parecchio tempo. E questo volevo dire, e quindi anche l'euro-dollaro sarà influenzato, perché questo è una sorta di, concettualmente, di elezioni francesi, dove secondo me anche questa volta la Francia la farà più da protagonista. Dimmi, scusa. No, appunto, quindi il consiglio che mi sento di dare, visto che io comunque opero prettamente diciamo principalmente sulle valute, è quello di non andare a cercare, come sto vedendo già che fanno molti retail, e ci sono comunque dati oggettivi che lo dimostrano, come sto facendo vedere su, ad esempio, su fonti esterne come MyFXBook, che sono già l'80% è long. Quindi si sono già messi contro trend, contro euro-dollaro, però se poi andiamo a guardare dei dati oggettivi, ad esempio sul Cotton Report, vediamo che i grossi speculatori su euro-dollaro sono short da diverso tempo, ve lo dico adesso con esattezza, tra l'altro stasera c'è anche il nuovo dato del Cotton Report, questo è un dato che io vi invito caldamente a seguire perché comunque oggettivamente funziona e dà un filtro di direzionalità molto forte. Sul Cotton Report vediamo che i grossi speculatori sono short sul future dell'euro dal 5 ottobre del 2018, quando eravamo intorno all'area 1,1550. Attualmente sono short con oltre 100.000 contratti, quindi prima di
ipotizzare magari delle ripartenze contro questo trend per chi vuole appunto andare long sull'euro-dollaro, l'invito è quello di andare a vedere prima che cosa fanno i grossi speculatori e poi muoversi di conseguenza, perché statisticamente i grossi speculatori si trovano quasi sempre dalla parte giusta del trend. Fatevi anche poi un controllo su quello che abbiamo appena detto sul appunto gap Macron. Vedete che quando ha fatto 10 figure l'euro-dollaro, i grossi speculatori hanno iniziato proprio dal periodo di maggio ad entrare long su euro. Quindi questi sono dati molto importanti, sono alla portata di tutti e potete sicuramente avere un aiuto molto importante perché lì è oggettivo, c'è il dato, non bisogna fare grossissime valutazioni. Quindi poi vediamo un po' di operatività. Allora, io leggevo qualche domanda di Giovanni con cui sono molto d'accordo sul gold, che appunto mi scrive: i prossimi pagamenti per il gold sono 1277, 1273, sono gli stessi livelli che avevo adesso individuato io, e da qui, visto anche un po' di operatività del venerdì, io ho inserito il famoso anti-grid. Quindi l'expert che mi fa le entrate, quindi se dovesse toccare a 1277 il gold, inizierei a ipotizzare una breve operazione contro trend e vediamo appunto se viene toccato questo livello. Giovanni scrive anche 1273, su 1273 questo, vediamo. Sì, quest'area qui. Io prenderei anche come riferimento il 1266. Poi sul DAX, allora leggiamo un po' di domande. Allora, io sul DAX, adesso comunque avevo individuato questi livelli. 12.207, su questa mattina ho fatto una breve scalpata. Io non ho molto le idee molto chiare attualmente sul DAX. Lo aspettavo a 12.128 per una ripartenza long. Lo ha fatto prima e quindi per il momento non sarei flat sul DAX. Anche un po' per trasparenza, facciamo vedere un po' l'operazione che abbiamo fatto martedì sul livello di 11.000 936, dove era stato individuato un possibile, diciamo, un possibile riattacco ai minimi, cosa che poi non c'è stata. L'operazione è stata chiusa a pari. Tony invece aveva chiuso con molto, vediamo sul minuto perché si vede meglio. Tony, te la ricordi l'operazione di martedì? Immagino di sì. Sono nei miei profili anche gli eseguiti, certo che me ne ricordo. Infatti avevi inviato l'eseguito. No, l'ho messo proprio lì dove, insomma, dove c'era il posto. Sì, beh, l'abbiamo detto, ne avevo due, avevo un 3,40, vado a tua memoria, ma è semplice, le operazioni che faccio io me le ricordo tutte, quasi tutte, insomma, specialmente se sono in diretta ex ante. Era 3,40, 2,90 di FIB, 3,40 fatte insieme con i rumori, messa 2,90 e di DAX 21, un 21 non so quale, 321, 221, 121, non mi ricordo quale, un 21 che avevo shortato avevo fatto 16 punti per cui a 37. Un Esatto, 37, questa era un po' questa vado a l'operazione che memoria, ma poi. non mi ricordo il sentino, non mi ricordo il sentino, ma so che l'ho fatta, appena chiuso il trasferimento c'è stato giù il crollo di quell'indice lì, insomma, che poi si Esatto, fissava. io avevo replicato un po' l'operazione su quel livello che sembrava essere partita poi bene, tu hai chiuso in quest'area molto ovviamente da scalper professionista quale sei, io ho provato a riprendere i minimi. Però è andato a riprendermi lo stop a pari. Poi ho individuato un altro livello che era appunto 12.000 e 0,43, quotazione del DAX di TicMill. Anche qui è stato molto millimetrico, però non ho effettuato nessuna operazione, quindi anche qui c'è un relativo, diciamo, gap tra l'analisi fatta bene e poi quello che è monetizzare, che è tutt'altra cosa, quindi al di là di un livello che uno può dare, che magari fa anche una bella analisi, poi monetizzare quell'idea è tutta un'altra storia, quindi è sempre difficile. Allora sul DAX, quindi
Attualmente io sarei flat, non so voi se avete idee, in chat. Comunque leggo Paolo che chiede il Nasdaq, me lo trovo incanalato e sta andando a regolare canale su 15 minuti, ma si vede anche in H1. Vediamo un po' il Nasdaq. Allora. Ah, immagino tu ti riferisca a questo canale. Anche su 15 minuti, quindi sì, canale, diciamo, io non sono un espertissimo di analisi tecnica, sembra una flag rialzista per andare a riattaccare i massimi, però vediamo, ma qui sinceramente io non ho livelli di attrazione dove iniziare a provare delle scalpate. Mi piaceva molto quel livello del DAX, purtroppo mi è partito prima, ma vabbè, tant'è. Su euro-dollaro, allora euro-dollaro l'attacco di, vediamo proprio i doppi minimi. Qui proprio siamo sul doppio minimo H1. E questa è una, allora sullo short di euro-dollaro comunque è un'operazione che attualmente io sto provando a massimizzare con delle entrate, diciamo, piramidali su euro-dollaro. Proprio anche in virtù dell'analisi che abbiamo fatto prima sul quel gap Macron, quindi io non lo nascondo, punto a quella chiusura di quel gap, però ovviamente siamo lontani attualmente di cinque figure abbondanti, quindi vedendo anche un po' la volatilità di euro-dollaro non sarà sicuramente facile, però appunto se dovessi darmi un target andrei proprio a chiudere quel gap. Ci sono diverse indicazioni, come ho fatto vedere, sia il Cot Report sia i retail, sia anche un po' l'analisi macroeconomica, lo scenario politico attuale. Quindi, finché non vedo un cambiamento da parte dei grossi speculatori, non cambio idea su euro-dollaro. Tony, ti chiedono un'opinione sul Nasdaq. Io dico la mia, mi attirerò anche delle antipatie, ma io poi voglio vedere uno che con sti canali, con sta volatilità, che cerchi, parlo di infraday, la conferma del trend, quanto riesca a andare bene. Cioè, io credo che quando ci sono dei momenti, oppure in base al time frame dell'investimento, chiaro che se noi dobbiamo fare un'operazione da qui a mercoledì prossimo, forse avere le conferme, il canale, il trend, tutte queste cose qui sono bellissime, fai bella figura, ma purtroppo sono qui per insegnare. Io, uno che adesso va a comprarsi un Nasdaq perché ha superato 7,574, secondo me rischia di più di uno che lo shorta, ma semplicemente perché è un pendolo. Cioè, se uno o non lo guardiamo o lo guarda. Se il Nasdaq mi fa così da 5-6 giorni, fa 100 punti in su, 100 punti in giù, 100 punti in su, ieri era 7,6,40, oggi ha fatto 7,5, da 7,5 è andata a 7,6, da 7,6 ritorna a 7,5 ed è a sé da 7-8 giorni, chiedo scusa, e le FIB è la stessa roba, no? 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 26. È così, e il DAX oscilla tra 11,9 e 12,4. In questo momento qui, se parliamo di scalo, poi uno può sempre aver ragione perché dice: ah, ma io lo compro, lo vendo, insomma, io non amo le ipocrisie linguistiche, dico quello che vedo. Secondo me, uno in questo momento qui dovrebbe avere gli occhioni solo a tentare uno short. Chiaramente, poi bisogna vedere, non di 340 punti, chiaramente, ma in una fase dove io, quando avete sentito il rumore, ho comprato un Nasdaq a 32,5, siamo già a 70. Ecco, l'ho preso perché veniva da 64 e a 32 uno c'è un perdicristallo, uno gioca al perdicristallo. Ora, lo so che non lo disse nessuno, queste robe qui, però si gioca così, se sono io. Visto che il webinar è a me, poi ci saranno migliaia di contestazioni. È chiaro che posso perderla anch'io perché talvolta fa boom, 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 e continua il trend e perdo, chiudo, stoppo, eccetera. Però tendenzialmente qualche probabilità in più, visto che i mercati sono sempre
imprevedibili, secondo me, nello scouting stretto si ha di più nel cercare il controtrend in maniera fissa, perché questo è il sentiment che stanno dicendo i mercati da 2 settimane. Da 2 settimane, se uno comprava sempre sulle lettere, sulla violenza ribassista, veniva buono sempre, e se uno sui picchi, quando sembrava ormai impossibile, veniva sempre buono. E questo è quello che dico. Poi io non sono capace a utilizzare linguaggi, canali, queste cose qui, purtroppo non sono capace, però io vi do il senso di come faccio io. Poi ognuno sa in cuor suo come va benone, se va benone a comprare adesso a 70 perché ha superato il POC, o quelle cose lì che compri. Però eccolo qua, ecco il DAC, mentre parlavo da 70 siamo già a 63, 72, ecco. Cioè, e poi uno tira, adesso uno tira qui, fa 7 punti su 140 dollari e l'è bello finito, 61, 60, 59. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe che i miei allievi sanno e che mi piacerebbe insegnare. Però la convenzione dei master trader nazionale allineata al trend is your friend, e quindi io sembro un eretico, però io opero davvero. Voglio vedere uno che opera in questa situazione spaventosa, spaventosa di volatilità che c'eravamo scordati, giocando col trend, è sempre saccato. A me capita 3-4 volte di chiudere al giorno e chiudo col trend, perché a un certo punto magari shorto, sale, 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 la stoppo e prendo sempre un massimo. Oppure quando vendo, vado long, vendo perché mi stoppo e prendo quasi sempre, se aspettavo un po', scendevo. Per cui io la vedo, vedete, io parlo ex ante, chi segue, ecco, stavo parlando quando il Nasdaq Eurex era 7574, siamo già a 7000. 559, cioè questo è il gioco. Sul Bund vedete già da 60 a 64, per cui il bello di questo gioco qui è che ognuno poi ha ragione, perché se poi a me, magari io 20 giorni fa dicevo shortiamo Italia, no? Sono tutti i filmati, shortiamo, ho fatto anche un post scritto grosso così, previsione short film, e valeva 21,5, adesso siamo a 20. 21,060, è andato fino a 20. È chiaro che però ci sono anche dei momenti di rimbalzi, di recuperi e questo qui. Questa è la mia idea operativa in questa giornata. Chiudo dicendo, attenzione, che oggi è venerdì. Il venerdì sera, non so per quale tradizione americana, tendenzialmente fa un paio di finte in su e giù e poi va sempre su. Questo non lo so, perché a me, quando provo lo short finale verso su prezzi che mi sembrano alti con gli americani, venerdì sera in genere rimango sempre insaccato per poi liberarmene il lunedì. E quindi, in maniera furbesca, io dopo le 5, 5 e mezza, non tenterò, no, non farò long assolutamente, perché io non lo longo questo mercato ancora. Non lo longo, perché la qualità dei movimenti al ribasso è nettamente superiore rispetto alla qualità dei movimenti rialzisti. Quello che guardo io nel book è che la rapidità di discesa è violentissima, per cui la prevalenza di venditori e la paura che c'è tra i book fa sì che si scende veramente con l'ascensore e si sale un pochettino più in affanno. Quindi, Chiarissimo, questo infatti. è quello che faccio io, ecco. Non No, so è quale. chiaro. È chiaro, in chat sono d'accordo. Infatti, Tiziano dice lui lavora in spread con l'S&P, Paolo concorda da ieri che short il Nasdaq. Poi allora, Giovanni dice: io sarei tentato di shortare il DAX su questi livelli. Quindi, ok, io credo che valga lo stesso discorso che hai fatto adesso sul Nasdaq, quello di cercare di lavorare sugli eccessi. Allora, visto che abbiamo ancora 21, 20 puntate, 21, 21, 21, 21 puntate,
chi sa questo imparerà molto per me, in via del tutto gratuita, perché non costa niente, no, sta roba. Intendiamoci, sempre purtroppo il time frame è lo stop. Cioè, uno dice, da questi livelli shorterei il DAX. Sì, anche a me mi viene voglia, no? Perché veniva da 11.146, coerentemente al discorso di prima, direi sì. Ma per fare quanto? Perché cosa succede? Magari va a 190, a 12.190, che io 20 punti di Daxone faccio una festa grossa così. E poi stasera va a 12, qua, cioè, io lo so perché la gente mi scrive in privato, ci sono quelli che fanno i fee, va a 100, a 12, 2,70 e uno dice, ah, hai visto, te l'avevo detto, hai sbagliato che? Cioè dipende tutto dal, ecco perché io quando do l'operazione dico sempre lo stop e il take profit. Perché è tutto lì, perché chiunque parli, ah, io faccio questo, chiunque parli oggi ha ragione. Allora io compro a 12.218, vendo a 12.218 il DAX. Lo compro e lo vendo. Vedrete che da qui a lunedì avrò ragione in tutte le mie maniere, perché da 2.18 farà un po' meno e da 2.18 farà un po' su. Tutto qui, ecco, questo volevo dire. In un'ottica, così diciamo, di breve periodo, tendenzialmente, quando riemerge da 12.000 e consolida, lo short che preferisco io fare è in aria, parlo di Eurex, tra 27 e 34. Così sono le mie regole. Per cui aspetterei 12.227 per andare a fare 12.210. Ecco, per essere chiaro. Quindi Per cui se lunedì mattina lo troviamo a 14.200 e mi fa 12.210, io ho preso i miei soldi, amen. Tutto qui. Giuseppe è chiarissimo, spero, no? no, assolutamente chiaro. Dai feedback in chat è chiarissimo. Io direi di chiudere, visto che comunque siamo già arrivati a lo so, le domande sono diverse, però l'appuntamento è di tre quarti d'ora e mi scuso, il tempo vola con Tony. Se può rispondere alla domanda di Mario, perché io non ho diciamo, l'esperienza per poter rispondere a questa domanda. Mario ha un ETF sul FTSE MIB e lunedì avremo lo stacco delle cedole. Sai se l'ETF sconta anche lo stacco? Come... Certo, l'ETF viene quotato normalmente e ovviamente non avrà non avrà una decurtazione, cioè non è che si trova con un meno 380 punti, lui avrà il suo ETF che quota normalmente perché le quote di dividendo sono comprensive già del valore intrinseco del fair value dell'ETF stesso, per cui non gli cambia niente. Non vorrei aver detto una banalità, però direi che al 90% è così, è come un certificato, è un valore che lui è sostanzialmente come se avesse un FIB, ecco per capire, un FIB uno non si accorge di niente, no? Perché il FIB adesso vale 26,70, l'indice vale 21,080, ma il FIB se rimarrà invariato lunedì partirà da 26,70, mentre l'indice viene decurtato, per cui rispondo che di stare tranquillo. Dai, leggimi due altre domande e rispondo volentieri se ci sono. Maurizio chiede se vendo stasera un FIB lunedì me lo trovo 300 punti sotto. Allora, io credo di aver interpretato Maurizio di esperienza. No, il FIB, ragazzi, il FIB future, contratto derivato sul mercato regolamentato, è già tiene conto già della decurtazione dei dividendi. Mentre quello che riguarda i CFD, lì a seconda a volte ti restituiscono, se sei long, prendi uno swap di compensazione, Esatto, se lo sei so. short paghi uno swap di compensazione che è corrispondente al numero di punti che io so fare anche il calcolo, però qui appesantirei, praticamente è l'ammontare dei dividendi, viene ogni dividendo messo in percentuale rispetto al titolo, ogni titolo ha un coefficiente di ponderazione, quindi ci sono, lo dico a occhio, circa
380-370 punti di decurtazione. Io lo vedo dalla differenza che intercorre il FIB con l'indice, che è di 420 punti, ma non verranno staccati proprio tutti, ne rimane qualcuno. A occhio sono circa 300, comunque sono parametri ufficiali che vengono calcolati purtroppo solo il venerdì sera o per fortuna, perché il coefficiente di ponderazione dipende dal valore, dal prezzo di ogni titolo, che si può sapere solo alle 5 e mezza, perché una UniCredit che ha un coefficiente di ponderazione 11%, se mi chiude a 10 euro anziché 10,50, il coefficiente di ponderazione sarà 9,8. Quindi il dividendo, vabbè che UniCredit è già staccato, però facciamo lo stesso discorso con Intesa, il dividendo peserà di più o di meno il punteggio in base al valore del titolo quando verrà scorporato. Comunque sono tutte cose oggettive, nessuno frega niente, non fate le furbizie, ma noi compriamo così anche una mia amica una volta. Io shorto perché decurta, poi ha dovuto pagare lo swap, ma lo swap va pagato lordo, per cui una grande stupidaggine con i CFD andare short, perché così slitta col fatto del dividendo, perché lo swap, cioè, lo paghi lordo, mentre i dividendi sono netti. Per cui tendenzialmente io sconsiglierei operazioni di short per quel motivo lì, e anche di long, perché meno Esatto, male. confermo che qualora operiate con il CFD di TIC 1000 poi vi verrà debitato sullo swap e quindi c'è compensazione, non c'è nessuna possibilità di fare la furbata del venerdì sera. Tony, se puoi rispondere all'ultima domanda, non so se segui il petrolio di Marco. Faccio notare, perché siccome mi espongo prima e io questa caratteristica qualcuno mi dà atto, però se sbaglio mi scrivono in 19, magari in maniera elegante me lo fanno notare. Quando ci prendo è uguale. Io ho fatto un post, l'ho scritto ribasso del FTSE MIB, ha perso 1.000 punti a partire dal giorno dopo, non c'è nessuno, è tutto normale. Un paio di volte magari arrivano con le carriole a fare i furbi. Siete spaventosi in genere, non dico voi quelli che ascoltano, ma la gente è spaventosa. Facevo notare, ecco, come il massimo hanno detto 27 di DAX, il DAX ha toccato 27 e poi è risceso. Sono delle mie quote che ho studiato nel tempo, non hanno nessun senso, a volte vengono, si fa 26, però in genere se uno vuole shortare, quando rientra dal 200, cioè dal centino 00, il 27 è un punto di 27. Io parlo sempre di Eurex, ovviamente dovete fare i calcoli col CFD, è un punto di alleggerimento. Tutto qui. Dimmi la domanda. Allora, Marco chiede se hai qualche idea se segui il petrolio e se puoi fare una brevissima analisi. Intanto ti fa i complimenti lo stesso Marco perché ha preso 7 punti da 27 in giù. Ah, Quindi. grazie. No, ma adesso per me va 11 dopo, eh. Io non l'ho fatto perché mentre sono eccetera. E poi mi piaceva anche il bond non shortatelo, o compratelo o non shortatelo da qui a venerdì prossimo. Ma il petrolio, però, petrolio, oggi è invariato, lo vedo lì. Beh, io sono cose, te dirò perché sono cose che più o meno ho già detto da altre parti, d'altronde non è che se uno non può seguirmi altrimenti lo fa di lavoro, nel senso che quasi tutti i giorni, mezz'ora in diretta la faccio, per un motivo o per un altro, insomma. E petrolio a me non piace, qui, però io il petrolio parlo solo dal punto di vista di investitore di medio termine, non da scalper, non da scalper. Petrolio, secondo me, è destinato a riscendere a bucare i 60 dollari, quindi indipendentemente dai livelli che raggiunge o no, questa quota qui di 63 rotti, 63,13 o 63,40 può essere un'occasione di short. Può anche essere utilizzata dallo scalping, perché se uno ha un'idea che sia già un prezzo sostenuto, regge di più. Un eventuale sacco, un eventuale controtrend rispetto a quello che fai. Ecco, questa è la mia idea vera. Cioè, se io sono dell'idea che ero adesso il FTSE MIB più o meno è arrivato ai target che avevo indicato, manca ancora qualcosina, onestamente, perché
perché poi ho rindicato 19,8 di indice, ma 19,8, 19,9. Ecco, evidentemente mi aiuta per questo. Il petrolio, secondo me, ha buone chance di scendere sotto i 60 dollari, evidentemente, anche perché c'è stato un dato della produzione cinese lunedì abbastanza brutto, il petrolio è abbastanza legato anche all'andamento della Cina. Poi però ci sono i giochi e i controgiochi di OPEC, cartelli vari che aumentano, diminuiscono la produzione apposta, non per fregare chi gioca in borsa, ma lo fanno per loro interessi personali, per cui è un po' difficile. Però mi sembra che quando arrivi sui 65-64, poi, siccome arriva dei target già soddisfacenti per gli arabi, qualcuno sempre, indipendentemente dalla Libia, indipendentemente dal Venezuela, indipendentemente dalla produzione che sceglie di fare Trump tramite di shale oil, indipendentemente da questi fattori, aumentano i barili prodotti, aumentano proprio fisicamente. L'Arabia Saudita magari produce 1 milione di barili di petrolio in più, per cui 64-65 io in questo periodo lo vedo cappato, cioè cappato, cap è un massimo. Quindi a shortarlo hai più probabilità di non farti male. Ecco, tutto qui, questo è quello che vedo. Poi nel breve, ecco qui c'è di nuovo 28 di DAX. Niente, tutto qui, dai. Comunque dai, ci sentiamo poi anche lunedì mattina subito, per Sì, cui. lunedì mattina allora riapriamo con la sessione operativa. Grazie Tony. Allora io rimango 10 minuti in più perché sto seguendo adesso mi è entrato il gold. Stanno muovendo un po' i mercati, andate a rompere anche il minimo, il doppio minimo su euro-dollaro. Il gold su quel livello che avevo individuato insieme a Giovanni è entrata l'operazione long. Vediamo se, come dice Tony, parte l'insacco del venerdì oppure no, quindi è andato proprio sul livello. Purtroppo delle brutti ricordi, una decina di venerdì tra quest'anno e la fine dell'anno scorso, tutti schifosi perché a un certo punto ti danno e non finisce più di salire, poi si smonta lunedì mattina, per cui sì, siamo un po' in orario, adesso forse ci può essere l'ultimo tentativo, perché questi americani non finiscono mai di stupire, questi qui. Esatto. Vediamo tutti, ci riaggiorniamo tutti lunedì, Giuseppe, noi. Ok, grazie Tony, grazie e a lunedì. Lunedì vi ricordo alle 8:45 siamo di nuovo qui e faremo l'apertura dei mercati. Grazie Tony. Ciao ragazzi, ciao.